Perché sono talmente due cose antitetiche, potremmo dire. È chiaro che se tu credi agli UFO non puoi credere a Dio, ma è normale. Noi invece, come credenti, non escludiamo che ci possano essere anche questo tipo di manifestazioni, che però riconduciamo al preternaturale, quindi riconduciamo a manifestazioni di carattere diabolico, come avvenivano nel passato, per sviare le persone. Io non ho nessuna difficoltà nel credere che esistano veramente delle manifestazioni, tra virgolette, ufologiche. Non c'è nessun problema. Semplicemente dico che sono manifestazioni sataniche. Tutto qua. Perché lo scopo qual è? È quello da distogliere le persone dal seguire l'Evangelo. Quindi cosa fa la gente di solito che fai finta, no? Hanno avuto degli avvistamenti ufologici. Pensaci bene. Prima cosa che fanno, si allontanano da Dio. Secondo, si allontanano dal cristianesimo, dal Vangelo, no? Terzo, iniziano a diffondere le loro visioni che hanno visto, eccetera, e fanno praticamente proseliti tra altre persone visionarie, altre possedute da demoni come loro. Perché qui parliamo comunque di possessione. Cioè, noi non ci meravigliamo che il demonio riesca a fare anche dei segni, dei prodigi, eccetera. Ma sono prodigi bugiardi, come li chiama l'Apostolo Paolo. E Gesù stesso avvisava che proprio agli ultimi tempi faranno anche dei segni, faranno anche, diciamo, delle cose portentose, dei segni, così proprio per sviare la gente, che è quello che succede oggi. Tutto nasce da ascoltare o non ascoltare il Vangelo. Se tu ascolti il Vangelo queste cose non le segui. Se invece per te è più importante queste cose soprannaturali, queste manifestazioni, allora il Vangelo lo metti da parte.